Allora, ciao. Quando uscirà questo video sarà già finito Paris Saint-Germain e Manchester City, che mi sto inguardando in questo momento. Ho messo in pausa, no? Per fare questo video. Siamo praticamente a fine primo tempo e poi riprenderò. Però era necessario farlo uscire già stasera perché credo che prima si fanno questi video e meglio è. Ok? Parto con due cose da dire. Prima delle due cose, però, c'è OneFootball. È qui sotto in descrizione il link per scaricarlo gratuitamente sui vostri smartphone per capire di più anche di Manchester City contro PSG, per capire questa Champions chi andrà a vincere e per capire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. È gratis qui sotto in descrizione e lasciate un like a questo video, ok? La prima cosa che vi dico, sono arrabbiato, sono arrabbiatissimo, sono terribilmente incazzato. Sono incazzato perché da qualche settimana a questa parte l'algoritmo di YouTube sta riproponendo nelle home page, appunto di YouTube, un video che feci 4 anni fa nel 2017 dal titolo Allegri vattene, allenatore incompetente, che era una palese trollata perché quelle cose già nel 2017, quindi prima di Cardiff, gennaio 2017, c'era già delle persone che criticavano Allegri, c'erano già delle persone che criticavano Allegri. Io feci quel video con quel titolo proprio per percularle. E dopo 40 secondi di video, dopo 40 secondi di video, si capisce la mia posizione, nella quale vado a specificare che Allegri è un grande allenatore. Ok? E c'è la gente che adesso mi sta facendo passare per un anti-Allegri, per uno di quelli che è andato contro Allegri 2 anni fa per farlo cambiare, quando io 2 anni fa, quando dicevo che poteva essere giunto il termine di Allegri, si poteva cambiare. Dicevo che era un grande allenatore e che è stato un grande allenatore e che bisognava ringraziare Massimiliano Allegri per quello che aveva fatto. E mi sono mangiato tanta di quella merda, ragazzi. Tanta, tanta, tanta di quella merda che me la ricordo ancora adesso. E adesso passare per uno che era contro Allegri non mi va. Non mi va. Perché io ho sempre speso grandissime parole per Massimiliano Allegri. Ma quando c'è da dare gli onori, da quando c'è da dare i meriti, bisogna darli non solo alla squadra, anche all'uomo che la gestisce, perché se siamo sempre tutti allenatori, per fortuna la Juventus ha milioni e milioni di allenatori dietro le tastiere, dietro i computer, dietro gli schermi, dietro gli smartphone, ma alla fine decide sempre solo una persona e per fortuna, io lo dico e lo ribadisco ancora una volta, che quella persona è Massimiliano Allegri. Quindi per cortesia, lasciamo stare quel discorso lì, perché io anti Allegri non lo sono mai stato. Anzi, lo sono stato prima del suo arrivo alla Juventus, perché non mi piaceva, poi mi ha conquistato. E ho sempre speso parole al miele, però quelle sono passate in secondo piano. La seconda cosa è che io questo video l'avevo pensato tutto in un altro modo. Ve lo spoilerò subito, Allegri era uno dei probabili allenatori che avevo messo nella classifica. Io questo video l'avevo pensato per farvi dei nomi, ok? E poi alla fine dirvi due nomi, perché sono due i nomi, due, che avevo ipotizzato come futuro allenatore della Juventus in caso di esonero o mancata conferma di Andrea Pirlo. Allegri era uno dei due, ok? Io mi ero andato a fare una tabella, ora quella tabella ve la dico, e vi dico anche quell'altro nome, perché ormai non ha più senso. Avevo messo negli impossibili Sarri e Conte. Questi erano i due allenatori che consideravo impossibili per un motivo o per un altro. Avevo messo nei no, cioè gli allenatori che non mi piacevano, ok? Juric, Montella, Paulo Sousa, Garcia, Mihajlovic, Di Francesco, Pioli, Gattuso, Fonseca, Filippo Inzaghi e Claudio Ranieri. Io adesso ho fatto una ricerca sugli allenatori che allenano in questo momento in Serie A o quelli che hanno allenato di recente in Serie A, perché partivo sempre da un presupposto. Per allenare la Juventus, storicamente, serve un allenatore che non dico che conosca solo il campionato, ma anche, è un plus, ma che abbia delle conoscenze a livello linguistico, no? Quindi dei giocatori o degli allenatori che sono passati per di qua. Gasperini, Ancelotti, Mourinho, Benitez e Mancini invece mi lasciavano pressappoco indifferente per aprire un nuovo progetto, no? I grandi nomi, Allegri, Zidane, Guardiola. Poi ho messo anche proprio tutti qua i grandi nomi. Klopp, Flick, Tuchel, Pochettino, Luis Enrique, Simeone. Ho messo proprio tutti i nomi al di là della lingua e della non lingua. Qua li ho messi tutti. E avevo selezionato una scommessa, che è De Zerbi, che secondo me è un allenatore diverso da tutti gli altri, anche se sappiamo bene che probabilmente il prossimo anno andrà all'estero, ha un accordo con lo Shakhtar. E sarà probabilmente l'allenatore dello Shakhtar. Si parla già di trattativa in fase avanzata che va addirittura già a puntare sul mercato.
Io nei probabili avevo appunto messo Allegri, che avevo inserito anche nei grandi nomi, e nei probabili avevo inserito Simone Inzaghi, perché secondo me Simone Inzaghi è il prototipo ideale di allenatore che la Juventus va a visionare e va a valutare per il futuro. Quindi i miei dubbi erano tra, e sono tuttora, tra Allegri e Simone Inzaghi. Ok? Simone Inzaghi, magari ne parleremo in un video a parte, non mi fa impazzire per via del 3-5-2 che utilizza molto spesso, ma ha le caratteristiche perfette per essere uno degli allenatori che la Juve va a prendere in considerazione. Queste notizie di oggi su Allegri, però, modificano la struttura di questo video per un motivo. Allegri era sia nei grandi nomi, sia nei probabili, perché qualcosa non mi tornava. E le notizie di oggi, signori miei, sono una ventata d'aria fresca. Perché nella mia testa è tutto chiaro e limpido, e ora proverò a buttarvi fuori il tutto per cercare di farvi seguire una linea, ok? Non mi tornavano diverse cose. La prima in assoluto era: perché mai, dopo la pausa nazionale, prima del derby col Torino, ma dopo il Benevento, perché mai Agnelli e Allegri si siano ritrovati a guardare il derby insieme? Perché? La risposta che mi sono dato è che non poteva essere casuale, perché Pirlo stesso in conferenza ha detto, Agnelli me l'aveva già detto che avrebbe incontrato Allegri, per motivi lavorativi, e per motivi lavorativi significa che loro stanno progettando qualcosa insieme per la Juventus, perché ricordiamolo, in quel periodo non ci si poteva spostare se non per motivi lavorativi, ok? Quindi significa che qualcosa dovevano giustificarlo, se no stavano commettendo reato davanti alla Procura della Repubblica Italiana. Non mi tornava questa cosa. Come non mi tornava il fatto che si continuasse a dare fiducia a Pirlo, ma Pirlo stesso si stesse un attimino scavando la fossa con le sue mani. Dicevamo nel video di ieri, anzi dell'altro ieri, di lunedì, che comunque Pirlo poteva essere esonerato in determinati slot temporali, e uno era appunto prima della pausa nazionale. Ma perché non si è esonerato Pirlo in quel momento? Probabilmente perché non c'era ancora un accordo con l'allenatore che avrebbe potuto sostituirlo e si stava prendendo tempo per avere una più ampia scelta di allenatori. Poi si è parlato di Allegri subito per il derby, che è stata la partita successiva, e allora lì mi sono chiesto: ma che senso ha avuto guardare il derby con Allegri quando, se volevi davvero esonerare Pirlo, Allegri era uno dei migliori allenatori che c'erano liberi, si poteva andare lì? E non capivo. E la risposta che mi sono dato ancora una volta è stata: magari Allegri non vuol prendere la squadra in mano a partita in corso, a campionato in corso. Però, questo è un dettaglio, quella con tutte le notizie uscite oggi, che si va a incastrare qua, e la risposta nuova che mi do è perché Allegri in quel momento non voleva accettare appunto in corso, o forse perché non si erano ancora parlati. Invece, nella giornata di martedì abbiamo fatto uscire un video in cui si parlava degli errori della dirigenza della Juventus, no? Negli anni. E c'è un punto in particolare nel quale vado a dire che post allontanamento di Allegri e post allontanamento di Sarri nessuno è andato a pagare. Io vi invito ad andare a vedere i due video che trovate qui sopra nelle schede che ho fatto uscire lunedì e martedì, e magari anche in ordine cronologico prima di questo, perché sono importanti, perché oggi si vanno a incastrare tanti tasselli. Nella giornata di oggi, ok, che è il 28, voi forse lo vedrete il 29, nella giornata di oggi nasce l'idea, esce la voce di Allegri che torna alla Juventus, l'Allegri bis. Una Juventus che vuole Allegri in tutti i casi, sia qualificazione Champions, sia no. Che vuole ripartire da alcuni punti chiave, come De Ligt, Chiesa, Bentancur e Dybala. Come Dybala. Quando Allegri concluse il suo mandato alla Juventus, si chiacchierava molto della posizione tra Allegri e Dybala e sembravano essere in conflitto. Addirittura ai tempi si parlava di un Allegri che voleva la testa di Dybala e ripartire da altri giocatori. Ad oggi invece esce l'esatto contrario. Allegri ripartirebbe volentieri da Dybala, ma farebbe volentieri a meno di Cristiano Ronaldo. Oh, per Dio. In che senso? E questo andrebbe anche a smentire tutte le interviste che ci sono state negli ultimi mesi di Nedved, nelle quali diceva che
Cristiano Ronaldo al 100% sarebbe stato il futuro della Juve. Però ci stiamo basando su una stessa intervista nella quale si conferma Pirlo. E noi stiamo ragionando nell'ambito di Pirlo se ne va, e quindi potrebbe benissimo andarsene anche Cristiano Ronaldo. In questi due giorni, aggiungo, avevamo paventato l'ipotesi, l'illazione, che le ultime tre stagioni, iniziate bene e terminate male, potessero essere state causate anche dall'umore di Cristiano Ronaldo non più positivo verso il finale di stagione, perché comunque anche le avventure in Champions non stavano andando particolarmente bene, e che questo avrebbe poi potuto trascinare l'armonia della squadra verso il basso, portando a degenerare completamente e a far allontanare gli allenatori Allegri, Sarri e quest'anno Pirlo. Se torna Allegri, non c'è spazio per Cristiano Ronaldo, perché magari all'epoca Cristiano Ronaldo è stato uno di quelli che ha chiesto l'allontanamento di Allegri. E torniamo al famoso 1000%. Rimango al 1000% perché magari ho avuto la conferma che Allegri, che non mi è piaciuto questo primo anno di gestione, se ne andrà. E ripeto, sono tutte illazioni. Sono tutti ragionamenti che si stanno facendo per cercare di incastrare determinati tasselli. Torniamo ancora al video degli errori della dirigenza, nei quali andiamo a identificare l'errore principale da cui nasce il declino, l'addio di Marotta senza un determinato sostituto. Perché se ne andò Marotta? Non si sa. Tante voci riconducono il fatto a Marotta contro l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Non abbiamo conferme a riguardo. Ma negli ultimi giorni si è parlato di Allegri che torna alla Juve, che mette Dybala al centro del progetto, che allontana Cristiano Ronaldo dalla Juventus e che torna con Marotta. Ora, se tanto ci dà tanto, se Marotta se ne va dalla Juventus perché non vuole Ronaldo e Allegri se ne va dalla Juventus perché la squadra aveva smesso di seguirlo e quindi quel ciclo era finito perché quei giocatori avevano smesso di seguirlo e guarda caso era Cristiano Ronaldo quell'anno lì, non sto dicendo che sia andata così perché non ne ho le certezze, ma tanti tasselli vanno al loro posto. Marotta se ne va perché è contrario all'acquisto di Cristiano Ronaldo, che potrebbe poi bloccare la crescita successiva della Juventus in ambito mercato. Allegri se ne va perché Ronaldo lo va a silurare, e questo spiegherebbe anche eventualmente il perché Paratici e Nedved sono ancora alla Juventus, non sono stati loro a non voler più Massimiliano Allegri. Oppure sono stati sia Ronaldo che Paratici che Nedved, però questi sono ancora alla Juve e se ne andrebbero in caso di ritorno di Allegri. E guarda caso l'area sportiva è in scadenza di contratto e non si sa se verrà rinnovata. Cosa succede poi nella giornata di oggi? Vengono riportate delle parole che sono state pronunciate da Agnelli durante la testimonianza del caso Suarez. E Agnelli dà quasi completamente la colpa a Paratici, lavandosene le mani. Io non ne sapevo niente, ma queste domande fatele a Paratici. Ora, anche qua, non sappiamo se è confermata questa cosa qui. Però, se dovesse tornare Marotta, con il quale si vocifera che non ci siano più ottimi rapporti con Paratici, dovesse essere silurato Paratici per il caos Suarez, il quale Agnelli va a accusare appunto proprio Paratici di aver creato un po' di confusione, e Paratici magari era quello che si era opposto al rinnovo ancora una volta di Massimiliano Allegri e all'arrivo di un altro allenatore, se ne va Ronaldo, se ne va Paratici, che sono i nemici naturali di Marotta e Allegri, questo ciclo, questo cerchio, si chiude alla perfezione. Ora, possono essere tutte coincidenze, e probabilmente saranno così, Io non mi opporrei assolutamente al ritorno di Massimiliano Allegri perché stimo la persona e conosco l'allenatore, ed è un grandissimo allenatore. E quando 2 anni fa si decise di cambiare Allegri piuttosto che una gran parte della squadra, si fece una scelta. Scelta che non fu corretta perché si andò su un allenatore che non era un upgrade rispetto a Massimiliano Allegri, era comunque un ottimo allenatore, perché torno a dirlo, Sarri è sempre stato un ottimo allenatore, forse in quel momento lì, o forse in generale, non era l'uomo giusto per la Juventus. Allegri è un'altra cosa. Allegri è un'altra cosa, e ci tengo a ribadire a quelli che magari in questi giorni, leggendo le notizie di Allegri, si stanno strappando i capelli, oh no, torna Allegri, quella che Allegri, la Juventus l'ha fatta giocare male nelle ultime parti
di avventura di Allegri alla Juve, perché non è sempre stata così la Juve di Allegri. Bisogna avere anche memoria nel calcio. La Juve di Allegri a tratti è stata una grandissima squadra. Se torna Allegri però, se davvero torna Allegri, non è sufficiente, perché come abbiamo detto, il colpevole non è Pirlo. Pirlo è uno dei colpevoli perché non è stato all'altezza delle situazioni, ma sono stati colpevoli anche quelli che ce l'hanno messo: Agnelli, Paratici, Cinedved, non lo sappiamo, probabilmente Agnelli, ma anche e soprattutto i calciatori, perché sono loro che vanno in campo. Quindi, se ci sono dei calciatori che non credono più nel progetto tecnico della Juventus, e qua possiamo tornare al discorso Ronaldo, che in questo momento non sembra essere particolarmente contento di essere alla Juve, nessun problema, si trova una soluzione. E se davvero poi Ronaldo e Allegri non hanno avuto un grandissimo rapporto, e ancora una volta proviamo ad aggiungere un altro dettaglio: quando Allegri va a Sky, gli chiedono chi è più forte tra Ronaldo e Messi, non risponde, dice uno è più forte, uno è più grande, non dice chi è più forte e chi è più grande. E torniamo ancora indietro, se ricordo bene, quando Allegri parla in uno sfogo con Sky dei giocatori che fanno le giocate, che ti fanno andare avanti in Champions, parla di Ronaldo e Messi, e Ronaldo me lo mette a più danaro, che costa di più, forse, se ben ricordo. Ma se dovesse essere corretta questa cosa, magari Allegri pensa che Ronaldo sia più forte di Messi e che Messi sia più grande, perché anche qua ha litigato. Però sono tutti ragionamenti, sono tutte chicchine che ora tipo effetto domino ti vengano tutte fuori, sono tutte percezioni, no? Io ero un pochino confuso, perché continuiamo a dire Allegri che torna alla Juve e c'è questo reparto tecnico a livello di dirigenti, c'è questo reparto tecnico di giocatori, non ci sta. Ma se dovessero essere allontanati alcuni dirigenti, dovessero essere allontanati alcuni giocatori, dovesse addirittura Allegri essere messo al centro del progetto come allenatore manager, andrebbe poi a ricercarsi sul mercato magari giocatori non con costi estremi che fanno al caso suo a livello del concetto, e si potrebbe ricominciare appunto dai giovani, perché non dimentichiamocelo mai che Allegri con i giovani è sempre stato molto bravo, inserimento graduale ma inserimento nella squadra, e si potrebbe iniziare finalmente a progettare un ciclo, perché io sinceramente mi sono anche rotto le balle ogni anno di dover ricominciare. Questo sarebbe il quarto allenatore in 4 anni, ok? Cambi praticamente sempre. E se davvero, io non ci credo a questa cosa, ma se davvero è stato Ronaldo a assicurarmi tutti gli allenatori fino adesso, la cessione di Ronaldo diventa una sorta di panacea per la stabilità della Juventus. Io lo sapete come la penso. Cristiano Ronaldo è un giocatore fenomenale, tuttora. E giocare con Ronaldo è indubbiamente più facile, perché lui è un cecchino incredibile, è un finalizzatore allucinante. È anche vero che avere Cristiano Ronaldo in rosa complica la gestione umana del rapporto tra allenatore e giocatori. Questo lo complica, perché Ronaldo in una squadra è comunque un singolo. E questo è indubbio, lo sappiamo, quante volte ci si è ritrovati a dire prendere o lasciare, ma noi non le sappiamo le dinamiche degli spogliatoi, noi non sappiamo i motivi che hanno allontanato Marotta, Allegri, Sarri e probabilmente Pirlo dalla Juventus, i veri motivi, perché non sono solo i motivi della partita che guardiamo per televisione allo stadio che poi in dirigenza vanno a prendere, sono rapporti interpersonali e quotidiani che basta un niente e scoppiano su loro stessi, si accartocciano, e noi non li sappiamo. Noi possiamo andare soltanto per logica, possiamo andare per spifferi, quegli spifferi che passano dai giornali e poi non sai mai se crederci o no. Io non ci ho mai creduto, ma in questi anni si è sempre ragionato con queste cose: Marotta via per questo, Allegri via per questo, bla 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 bla. Se li mettiamo tutti insieme e viene confermata la notizia di oggi di Allegri che vuole silurare Ronaldo e tenere Dybala, secondo me un po' tutto inizia ad attaccarsi con la colla. E se aggiungiamo che davvero Agnelli ha pugnalato Paratici sotto il profilo dell'intervista
a Suarez, su Suarez, ancora di più, ancora di più. Il problema in questi casi non è mai l'esonero. L'abbiamo visto appunto con Marotta, che non è stato esonerato ma non è mai stato sostituito. L'abbiamo visto con Allegri e con Sarri. Non facciamo lo stesso errore ancora una volta. Se allontaniamo Pirlo, sostituiamolo con qualcuno di idoneo a un progetto. E un progetto, ragazzi, deve essere pluriannuale. Per far sì che sia pluriannuale bisogna andare tutti nella stessa direzione. Ed è per questo che dico, se ci sono dei giocatori che si sono rotti le balle di rimanere alla Juventus, ce n'è di squadre nel mondo, cari miei, che vi fanno anche guadagnare di più, o che vi fanno guadagnare di meno ma giocare di più, ce n'è pieno veramente il mondo, pienissimo. È anche vero, e poi torno per l'ultima volta sul punto Ronaldo, che quando andò via Allegri magari si scelse Ronaldo per un motivo: era il primo anno dei quattro di contratto. Dopo altri due anni dove Ronaldo è stato un grandissimo valore aggiunto, ma all'interno del ragionamento che abbiamo fatto, anche motivo di distruzione e di restart delle guide tecniche della Juventus, e con soltanto un ultimo anno di contratto, e lui è un classe 85 nel 2021, non ha più senso puntare su Cristiano Ronaldo, che è comunque fortissimo ed è comunque Cristiano Ronaldo, quanto più sul ricucire, sul ricreare compattezza, unità all'interno di un gruppo guidato da un allenatore che è stato uno dei più vincenti nella storia della Juventus e che fino adesso non ha mai trovato un progetto in grado di catturarlo, ma che potrebbe essere fortemente attratto dal progetto di riportare la Juventus dove le compete, sul tetto d'Italia e nelle prime in Europa, dove non è da un po' proprio lui che al primo anno era riuscito a sfiorare il triplete. Sarebbe difficile, perché Allegri arriverebbe alla Juventus non come l'Allegri del 2015, quindi in grado di ereditare una squadra già pronta, ma arriverebbe ad allenare una squadra distrutta nell'anima e nella tattica. C'è tutto da ricreare. Un Allegri versione Antonio Conte del 2011, per intenderci. Allegri è stato bravissimo a gestire una squadra già forte e a modellarla e a distruggere i preconcetti di prima e a costruirne dei nuovi, ma sarebbe in grado di rifondare, ricreare un nuovo ciclo per la Juventus in grado anche di durare anni? Non lo so, perché non l'ho mai visto in questa veste, ma sicuramente con un gruppo squadra disposta a morire per un allenatore che è stato super importante nella storia della Juventus riuscirei a dormire sonni tranquilli. Però bisogna capire poi all'interno della squadra chi è che all'epoca spinse per far andare via Allegri, e chi è che spinse per far andare via Sarri, e chi è che adesso non ci sta credendo per far andare via Pirlo. I nomi non sono tanti, eh? Cioè, fare una grafica, basta mettere giù i nomi in Excel, cercare di capire chi rappresenta in tutte le stagioni. Inizia a diventare un po' pochi quei nomi lì.